Buongiorno a tutti, sono veramente molto onorata di poter portare a voi questo parere dopo questa prima parte della mattinata, che è stata veramente densa di concetti che sono tutti ripresi all'interno dei vari emendamenti e del testo che stiamo per votare. Anche io vorrei portarvi un esempio, come ha fatto il commissario Timmermans prima di me, un esempio un po' più concreto che forse vi coglierà insomma, la vostra attenzione. È la storia di un bambino piccolo di 1 anno che vive in Emilia-Romagna, in particolar modo vive nella pianura padana. La pianura padana è la zona più inquinata d'Europa. Questo bambino però vi conosce da 1 anno, anche se molto piccolo sa chi siete, e questo bambino nel 2050 avrà 31 anni, perché adesso ne ha solo uno. E quindi il successo del Green Deal, il successo delle cose che noi voteremo anche rispetto a questo parere, farà il suo futuro. Ma non farà solamente il suo futuro professionale, farà il suo futuro anche vitale, nel senso che siamo veramente di fronte a delle crisi che potrebbero portare al rischio della vita di tutti noi e in particolar modo dei nostri figli. Quindi io vorrei poter garantire a quel bambino, che è mio figlio, la possibilità di avere un futuro sicuro, di avere un futuro sicuro e di avere un futuro che gli sorriderà e che lo farà crescere dandogli tante possibilità. E quindi insomma spero e ve lo affido perché possiate veramente blindare il suo futuro e volergli bene come gli voglio bene io. Ha ragione il commissario Timmermans perché siamo davvero sulla riva di un fiume e abbiamo paura di attraversarlo. Però quello che volevo condividere con voi è che in un momento di paura le persone che sicuramente vorrei di fianco sono dei sindaci, perché le persone che non possono permettersi oggi come oggi di avere paura sono proprio i sindaci, quelli che sono sempre al fronte e che devono sempre avere il coraggio di affrontare qualunque sfida e di trovare la soluzione per qualunque sfida. E questo quindi è il luogo giusto in cui affrontare il tema del Green Deal e il tema anche del patto dei sindaci. Il commissario giustamente afferma che il successo del Green Deal richiede il coinvolgimento attivo di tutti i livelli di governance e io non posso che essere ovviamente pienamente d'accordo. Lasciatemi però aggiungere che a tal fine è fondamentale che questi livelli di governance si parlino e sappiano lavorare insieme, in modo coordinato, con una crescente comprensione delle reciproche esigenze e necessità. Il patto dei sindaci ha creato questa struttura che esiste già nei nostri territori da 11 anni. Tutti i firmatari si sono uniti in piani congiunti e promuovono il ruolo dei coordinatori territoriali, nazionali e dei supporters. Il patto dei sindaci è stata una delle prime iniziative europee ad avere il coraggio di creare una connessione diretta tra i sindaci e le istituzioni europee, aprendo un dialogo che è sempre stato diretto ed aperto. Il patto dei sindaci ha in sé l'implementazione delle politiche climatiche e può diventare un alleato cruciale per portare davvero il Green Deal nei territori. Perché, come dice il commissario, se il Green Deal non arriverà nei territori, non potrà avere vita. E per capire in tempo reale come far sì che le iniziative politiche che le istituzioni europee proporranno nei mesi e negli anni a venire siano davvero implementabili nei territori e che portino una transizione giusta verso un'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Il commissario Timmermans ha fatto un elenco di contenuti, di concetti, trasporti pubblici, il trattamento dei rifiuti, le piccole e medie imprese, la biodiversità, l'isolamento degli edifici già esistenti, la costruzione dei nuovi edifici, le città verdi, la riforestazione. Ed è straordinario l'adozione di questo parere dopo il suo intervento, perché questo è il patto dei sindaci. Questa non è una novità per i nostri territori, perché è 11 anni che tanti sindaci in Europa usano questi contenuti per studiare le loro politiche, proprio grazie al patto dei sindaci. All'interno del parere tanti sono i tasselli fondamentali. Prima di tutto la centralità del ruolo dei coordinatori, i coordinatori regionali e i coordinatori nazionali. Questa assemblea, che è l'assemblea dei sindaci e delle regioni, è il cuore pulsante del patto dei sindaci e lo deve diventare sempre di più, perché oggi non lo è abbastanza. E questo parere deve essere la continuazione, ma anche deve dare tanta forza a questa centralità che deve diventare veramente effettiva.
Oltre ai coordinatori ci sono i supporters, l'università, nel parere sono citati i cittadini, sono citati i limiti che ha la pubblica amministrazione nei propri uffici tecnici, sono citati i limiti che possono avere i sindaci e ci sono tante chiavi. È un parere che ho cercato di fare in maniera molto pragmatica e in maniera veramente molto concreta. E chiudo il mio intervento iniziale spiegandovi, per non interrompere durante la votazione, le motivazioni dei miei emendamenti del relatore. Prima di tutto c'è un punto che mi preme particolarmente, che è il primo emendamento che ho rigettato, ma volevo sottolineare come sono saldamente invece a favore del contenuto di questo emendamento. Perché penso che questo patto possa in futuro, e noi dobbiamo cercare in qualche modo di virare il nome di questo patto nel patto dei sindaci e delle sindache. Ovviamente ho dovuto rigettare questo emendamento e propongo di rigettare l'emendamento solamente per una questione tecnica. Non posso approvare un emendamento che non può essere applicato. Quindi cercherò in altre sedi di fare sviluppare questa formula perché possa andare a modifica realmente del nome. E in un altro emendamento ho rilasciato il fatto della citazione del patto delle isole solamente perché ad oggi non esiste più, è già stato inglobato all'interno del patto dei sindaci stesso, quindi è l'unico motivo per cui non sono citate. E gli elementi fondamentali su cui ho sviluppato il resto dei miei emendamenti del relatore sono legati al fatto che voglio mantenere all'interno di questo parere la centralità del patto dei sindaci come uno strumento istituzionale. Tanti altri strumenti sono egregi e sono importanti e ho voluto citarli, ma devo ammettere che da un punto di vista istituzionale ci deve essere un ordine che vede il patto dei sindaci davanti a tutti.